È mercoledì mattina, sono in piazza Giotto, ma purtroppo la piazza non è così gialla come normalmente lo è in questa mattinata perché non abbiamo potuto tenere il solito mercato di Campagna Amica a causa problemi legati, come tutti sappiamo, al coronavirus. Onestamente, anche se Coldiretti ha già di per sé rispettato tutte le disposizioni ministeriali, abbiamo praticamente chiuso gli uffici al pubblico, siamo presenti solo con dei presidi, però riteniamo che invece i mercati di Campagna Amica siano invece utili e strategici per poter consentire anche ai cittadini di fare una spesa in sicurezza. Oltre a dare la possibilità al cittadino di fare una spesa sana e sicura, aiuta l'economia territoriale garantendo un reddito certo ai piccoli produttori locali. Siamo pronti ad organizzarci laddove mancasse la possibilità di reperire con i nostri imprenditori agricoli i prodotti e metterli a disposizione della collettività. Ma il mercato di Campagna Amica, afferma la Coldiretti di Arezzo, dovrebbe andare avanti. Siamo capaci di lavorare all'aperto, siamo capaci di non affollare le situazioni, quindi abbiamo chiesto al sindaco di Arezzo, all'amministrazione comunale, di valutare una riapertura di questi mercati che secondo noi sono assolutamente strategici per poter far fare la spesa ai cittadini. L'appello è diretto al prefetto, al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, all'assessore Marcello Comanducci, perché possano rivedere questa particolare posizione anche a seguito delle numerose richieste pervenute dai consumatori abituali. Ad oggi nella città di Arezzo anche i due appuntamenti del mercoledì di Piazza Giotto e del venerdì in via Spallanzani sono vietati. La possibilità di poter acquistare all'aperto, ricorda Coldiretti, in aree molto ampie e ben distribuite, permetterebbe il rispetto delle misure di sicurezza interpersonali indicate dal Ministero. Inoltre, proprio sul sito del Ministero sarebbe stato chiarito che i mercati che vendono prodotti alimentari nel rispetto delle procedure precauzionali restano aperti. Testualmente si legge: i mercati, anche rionali, sono obbligati alla chiusura per la vendita dei beni alimentari. Questa è la domanda. La risposta è no. Non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all'aperto, recintati dove è previsto il controllo dell'accesso.